tifosi Granata in fermento per registrare prima della partita un nuovo inno sociale basato su cori e slogan. Tifosi giallorossi in ansia per coronare il sogno del primo scudetto, quello d'inverno, platonico ma bene augurante. La Roma ricama il solito gioco elegante e il Torino cerca di stanarla, affidando il contropiede alle ispirazioni di Hernandez. La retroguardia di Lidl è solerte e i padroni di casa sono costretti a ricorrere alle soluzioni della lunga distanza, come questa di Torrisi. Sull'altro fronte, Conti appare sovente in formato mondial. Dopo una incornata di Vierkovod, Iorio subisce la stregoneria del vecchio campo amico. La marcatura mista uomo-zona dei Granata è disciplinata, ma non sempre impeccabile. Proasca sfrutta una distrazione e attenta all'incolumità di Terraneo. Al 32esimo la Roma passa in vantaggio. Su cross di Ancelotti, Pruzzo scaccia la crisi di astinenza. Non segnava dal 21 novembre. Il Torino di oggi è finalmente squadra di carattere. Subito dopo il gol Hernandez semina lo scompiglio nell'area capitolina. È comunque la Roma a confezionare l'ultima occasione del primo tempo, obbligando Van de Corput a rischiare l'autogol. Nell'intervallo il presidente Viola e l'avvocato Agnelli dimostrano che in uno stesso stadio si possono vedere due partite diverse. Partita bruttissima, non mi è piaciuta assolutamente. Speriamo che nel secondo tempo sia migliore. Una bella partita, divertente, combattuta, equilibrata, ancora aperta. In avvio di ripresa, Selvaggi, uno dei migliori in campo, porge ad Ossena la palla del pareggio ed un parziale riscatto personale.